Puntate conclusive tra fascino e tradizione, ultimi tre appuntamenti che assegneranno i vari trofei relativi alla seconda prova del Grande Slam del Gargano, la rassegna di vela che ha preso il via lo scorso mese di giugno. Si comincia subito domenica prossima con ben due prove, la prima con partenza alle ore 8:30 e l'atto numero 4 della Daunia Lions Cup. Si parte dal Golfo di Manfredonia, si arriva a mattinata. Il ricavato della regata al netto delle spese sostenute verrà poi devoluto in beneficenza alla Lions Club International Foundation per scopi umanitari. A seguire, sempre domenica prossima, le stesse imbarcazioni parteciperanno poi alla Coppa Monsignore, una prova a bastone nelle acque di mattinata. Successivamente, nel fine settimana che va dal 14 al 16 dicembre, spazio alla tappa conclusiva del Grande Slam del Gargano, la più prestigiosa, vale a dire la Gargano Summer Race, meglio nota come Pizzomundo Cup. Ci aspettiamo di nuovo la conferma di grandi numeri come le edizioni passate. Ci sono circa 70 imbarcazioni, soprattutto quest'anno avremo velisti internazionali e olimpici che ci onoreranno della loro presenza, perché tutti sanno che il Gargano è un territorio che è molto particolare per la vela, per questi cambiamenti repentini dei venti, quindi vengono qui a sfidare questa leggenda dei venti garganici. E credo che anche quest'anno ci saranno delle sorprese, perché il Gargano, come al solito, è imprevedibile. Le condizioni sono ideali, gli equipaggi sono fantastici, sono agguerriti, sono molto tecnici. Quest'anno arrivano barche anche dall'Inghilterra con bandiera inglese, circoli di Pescara tutti uniti per partecipare alla nostra Pizzomundo. Oltre agli aspetti sportivi caratterizzati da un livello tecnico molto alto, il Grande Slam del Gargano rappresenta anche un'importante occasione di promozione turistica dello Sperone d'Italia, come è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione delle ultime tre tappe andate in scena sulla terrazza della Lega Navale di Manfredonia.